Buon Natale a tutti quanti i videogiocatori, a tutti i cosplayer da Giorgia Cosplay e buon Natale anche a te, mio caro Simo. Grazie. Che sei il nostro grande esperto. Grazie Giorgia, buon Natale a tutti. Allora Giorgia, partiamo subito con il gioco della settimana dedicato ai fan della saga tolkieniana. Sto parlando di Il Signore degli Anelli. Ma quale Signore degli Anelli? Lego Il Signore degli Anelli, tornano quindi i personaggi di Traveller's Tales con un adventure davvero imperdibile, ricco di combattimenti, puzzle ambientali e esplorazione grazie alla struttura free roaming e anche alla grandissima cooperativa per divertirsi con gli amici e tutto il grandissimo divertimento garantito dai personaggi Lego. E allora Lego Il Signore degli Anelli è un gioco che scalderà i vostri cuori e nutrirà la vostra fantasia in queste feste natalizie. Disponibile per Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii, Wii U, Nintendo DS e 3DS. Lego Il Signore degli Anelli è l'ultima fatica di Traveller's Tales ed è disponibile su tutte le piattaforme di gioco presenti sul mercato. Il titolo copre, in circa 18 livelli di gioco, l'intero arco di eventi cinematografici, dalla Compagnia dell'Anello al Ritorno del Re, con una manciata di spunti e di personaggi presi dalla saga letteraria. La longevità è quindi veramente elevata. Il team di sviluppo parla indicativamente di 30-40 ore per portare a termine il gioco in maniera meticolosa. Presi pari pari dai film, invece, sono i dialoghi, le musiche e la regia delle cutscene. Il tutto assume un inedito connotato umoristico grazie alla naturale empatia degli omini Lego. Lo spessore parodistico di Lego Il Signore degli Anelli si gioca proprio su questo, acuito da espressioni buffe dei personaggi e animazioni fuori di testa. Il team di sviluppo si è ispirato al free roaming nella Gotham City di Lego Batman 2, con la significativa differenza che la presenza di Superman e altri supereroi volanti richiedeva una costruzione per lo più verticale del mondo di gioco, mentre fanti e cavallerizzi della Terra di Mezzo hanno bisogno di ampia estensione orizzontale. C'è da dire che le distanze sono state accorciate per evitare noiose esplorazioni, nonché preservare il più possibile la formula a livelli dei precedenti episodi del franchise. Movimento, combattimento, cambio di personaggio, co-op, drop-in, drop-out funzionano esattamente come negli altri esponenti del franchise. L'unica novità al gameplay è rappresentata dal cambio di prospettiva una volta che Frodo indossa l'anello. Durante queste fasi, il gioco viene ammantato da un filtro grafico cupo ed ectoplasmico. I personaggi, alleati o avversari, appaiono come fantasmi. I movimenti si fanno pesanti, le azioni sconnesse. Attraverso un'involuzione dell'esperienza di gioco, il team di sviluppo vuole far provare al giocatore la sensazione di malessere e deperimento sperimentate da Frodo. Dal punto di vista grafico, le scelte adottate si sono rivelate vincenti. Lego, Il Signore degli Anelli, propone una realistica ricostruzione degli scenari fisici con texture credibili, sulle quali poggiano casupole, palazzi, torrioni, ricreati con i mattoncini danesi. I personaggi ovviamente sono di Lego e questo determina grasse risate soprattutto in quanti ricordano la serietà e oscurità delle scene cinematografiche. In definitiva, un altro prodotto imperdibile da parte di Warner Bros., portatore di una formula consolidata e di una gran quantità di divertimento.